Se le cronache continuano a raccontare di stragi sui luoghi di lavoro, significa che salute e sicurezza rappresentano un'emergenza da inserire prioritariamente in un piano strategico nazionale di prevenzione e protezione. Per questo CGIL, CISL e UIL sono scese in piazza Alessandrini a Pescara per un presidio davanti all'assessorato regionale alla sanità, con l'obiettivo di costituire un tavolo permanente con la regione per evitare che si continui a morire di lavoro. Michele Lombardo, segretario regionale della UIL Abruzzo, presidio per ribadire l'importanza della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Cosa manca perché l'obiettivo venga raggiunto? L'obiettivo deve essere raggiunto presto perché la sicurezza è una priorità assoluta. Fra poco incontreremo l'assessore regionale Verì e chiederemo che il tavolo, l'ex articolo 7, cioè l'attivazione del tavolo regionale sulla sicurezza, diventi costante ed operativo e strutturale. Dall'anno 2020 fino a questi primi mesi del 2021 noi abbiamo perso 23 persone per morti sul lavoro. È vero che una parte di questi purtroppo sono venuti meno per il Covid, ma il numero è altissimo, così come è altissimo in tutta Italia. Per noi la sicurezza nei posti di lavoro è una priorità. Oggi vogliamo con questo presidio ribadirlo e alle istituzioni, a partire da quella regionale, chiediamo un'attenzione e un'operatività effettiva in tutti i luoghi di lavoro. Giovanni Notario, segretario generale aggiunto della CISL per Abruzzo e Molise. Abbiamo scelto luoghi simboli per queste manifestazioni in tutta Italia, o davanti alle prefetture e in questo caso davanti all'assessorato alla sanità. Innanzitutto per ribadire alle istituzioni che ci deve essere maggiore attenzione a questo tema della sicurezza, perché non è più possibile assistere a questo numero di morti. E in maniera particolare noi oggi qui siamo per rivendicare che venga riattivato il tavolo di coordinamento regionale di salute e sicurezza, necessario per monitorare e normare affinché ognuno si assuma della responsabilità. Tutti dobbiamo fare di più, ma chiaramente le istituzioni più di noi, perché il lavoro deve essere dignità, ma deve essere anche integrità fisica per la persona. Franco Spina, segretario regionale della CGIL per Abruzzo e Molise. Abbiamo i dati che sono quelli certificati dall'INPS fino a marzo, ma sappiamo che questi purtroppo sono dati già in evoluzione, parlano di 11 decessi del 2021 a fronte dello stesso periodo del 2020 che ne erano solo 3, divisi 3 per provincia tranne Teramo che ne ha 2. Di questi 11 noi abbiamo 9 che sono proprio sul posto di lavoro, ne abbiamo 2 che sono in itinere, poi ci sono tutti quelli Covid. Però il dramma è anche nei numeri degli infortuni, che sono saliti da 2.500 a 2.674. Quindi il dramma è che nonostante il 2020, l'inizio 2021, è diminuito il lavoro, aumentano gli infortuni e aumentano i morti. Quindi di fondo c'è un problema, che c'è la necessità di fare sul serio su questo tema, c'è bisogno che le norme vengano applicate, che ci sia anche un coordinamento tra ASL, INAIL e ispettorati, e che ci sia soprattutto una formazione di base. Non ci si può indignare solo quando ci sono i morti, c'è bisogno poi di lavorare affinché i morti non avvengano.